Buongiorno a tutti, oggi continuiamo con la nostra serie di interviste per il canale YouTube di Equilibrio Instabile. Oggi siamo con un importante graphic designer, Andrea Bozzo, grazie per a voi. La disponibilità. È un graphic designer che collabora con giornali, testate anche estere, con aziende e case editrici. Si possono ammirare i suoi lavori su importanti testate come The New York Times, Repubblica, Sole 24 Ore, La Stampa, Vanity Fair. Magari mi sto dimenticando qualcosa perché è molto vasta la sua produzione. Collabora con ad esempio con Feltrinelli, Correi in edizione. Con Einaudi, dal 2016 disegna la prima e l'ultima pagina di Linus. Disegnavo. Perché adesso è cambiata la direzione, allora. Adesso faccio altro. Ok. Però ho disegnato per un anno. E poi è docente qui allo IAND, dove siamo ospitati per questa intervista. Allora, io volevo partire da una domanda molto, molto, diciamo, iniziale, ecco, tanto però per il ghiaccio. E qual è il percorso di studi che può fare ad esempio un ragazzo che è interessato a questo tipo di carriera, a questo tipo di mestiere? Da dove si può iniziare? Interessante. Prima domanda difficile. Subito. Beh, la prima cosa, le materie umanistiche. Perché se non si comprendono i contesti si ha poco da raccontare. Se non si comprende quello che è successo prima, che non c'entra con la memoria. Se non si capisce, se non si ha consapevolezza di quello che è successo prima, di come siamo fatti, di quello che ci hanno raccontato prima, sì. Noi non riusciamo a raccontare oggi. Per cui sicuramente le materie umanistiche sì. Non, per iniziare, non solo tecnicismo freddo. Sì, no? Anzi, sempre di più, perché il tecnicismo freddo probabilmente, adesso mi lancio in questa visione da guru, scalcinato, probabilmente il tecnicismo sarà sempre più del mondo della robotica. Okay. E quindi a noi chiediamo sempre di più di utilizzare il pensiero. Noi faremo la differenza per questo aspetto qua. Cioè, perché i software sempre di più stanno, tutta una serie di funzioni sono automatiche. Sì. Noi non avremo più... Certo. Come le usi e perché ti servono per raccontare quello che vuoi raccontare, che sia la tua storia, che sia la storia di un tuo cliente, che è lì che c'è bisogno di te. Se saremmo noi a fare la differenza su quello, sì. E la macchina... Secondo me sì, poi sarò smentito 7000 volte, io la sensazione che ho forte è questa. È questa. E poi volevo chiederle un'altra cosa, la sua figura professionale, graphic designer, quanto è considerata in Italia e quanto è considerata invece all'estero? Perché spesso ci sono differenze, no? Magari noi siamo un po' più lenti a recepire certi tipi di cambiamenti. Certo. Ma l'estero è molto vasto, nel senso che io non ho, francamente, gli strumenti per dare un'analisi così completa. Sicuramente ci sono dei paesi, in genere dei paesi anglosassoni, Stati Uniti in testa, dove la figura è un pochino più centrale. Secondo me è molto più legata agli ambiti che non ai paesi. Sull'editoria un po' di più, nel mondo manifatturiero meno, eccetera. Però in Italia c'è un problema, indubbiamente, e il problema è legato a una cultura che un po' ideologicizzata nel passato, per cui era la pubblicità. Sì. Adesso non credo sia più. Adesso non lo è, ma i cascami ci sono ancora. Ci sono ancora. E poi c'è una responsabilità di chi fa il nostro mestiere, cioè nostra, certo. Che noi abbiamo sempre lavorato e parlato in un mondo autoreferenziale, non abbiamo mai cercato di capire, di spiegare alle persone cosa stiamo facendo. Cioè, doveva essere un dato acquisito, aveva un po' questo atteggiamento da artisti da questo punto di vista, cioè ti spiego io come fare, c'è ancora purtroppo, ci sono però alcuni esempi straordinari di persone che stanno facendo questo sforzo culturale enorme, Riccardo Falcinelli è il primo che mi viene in mente, che sta spiegando, che sta raccontando a tutti alcune cose del nostro mestiere, alcune dinamiche del guardare, alcune dinamiche anche fisiche, certo. Neuronali, per capire perché sono importanti alcune cose, perché altre lo sono meno, perché si cambia. Perché se ne parliamo sempre con noi stessi, non pensiamo mai cultura. Un po' come dovrebbe essere un po' per tutti i campi. Anche per essere autoreferenziali alla lunga fa sì che poi si imploda un po' tutto. C'è questo aspetto in questo mondo, che è quello del bello, quello del non mi piace. Cioè tu vai da un cliente e il cliente dice non mi piace, fammelo così.
no? E i miei studenti, cioè, ma cosa dobbiamo fare quando succede questo? Secondo me non è che c'è la bacchetta magica, però noi abbiamo una responsabilità. La responsabilità è quella di motivare le scelte, cioè spiegare perché le sei fatti, non partire dalla torre d'avorio dicendo io ho la scienza infusa, sì, e faccio tu ascolti, però in un dialogo nel rispetto dei ruoli, quello ci deve essere sempre, però ascoltare e motivare il perché hai fatto queste scelte. Se il cliente è intelligente, si riesce a fare un ottimo lavoro, e perché ti aiuta, anche, ti aiuta moltissimo. Se il cliente o il designer è, come dire, chiuso in una presunzione, eccetera, il lavoro naufragherà. Cioè, come spesso succede, il confronto fa crescere tutti, esatto, in tutti i campi, così immagino anche nel vostro. Poi volevo chiedere una cosa invece che mi ha molto incuriosito. Lei si è occupato anche di copertine di libri. Certo. Volevo chiedere quanto la copertina di un libro, dal suo punto di vista, può far sì che un prodotto culturale, ma anche commerciale come il libro, possa avere un certo successo dal punto di vista delle vendite. Ecco, perché tutti noi abbiamo librerie, magari ci colpisce più una copertina che un'altra, proprio parlando così proprio. Ma quanto anche qua, caso in caso, è indubbio che ha un suo ruolo, anche perché noi immaginiamo sempre il libro come oggetto in sé, ma invece dobbiamo immaginarlo dove vive, e dove vive insieme a migliaia di altri libri. Cioè, tu vai in libreria oppure fai la scrollata su Amazon, su Kindle, e insieme alla copertina del libro che ti interessa, o che se più o meno ti interessa, ce ne sono altre 150. Sì, per cui il contesto in cui vive la tua copertina del libro è quello. Perché si comprano i libri, ci sono milioni di motivazioni, sì, la fidelizzazione a un autore, il consiglio di un amico, la recensione. Io non ho idea precisa del perché si compra un libro per un autore. È chiaro che ci sono dei libri che sono stati tanto aiutati dalla copertina, ci sono dei libri che sono diventati un caso. Io penso sempre alla storia di Salinger, di Holden, del giovane Holden, che la copertina bianca, che è solo in Italia, è diventato un marchio di fabbrica. Certo. E non è stato casuale per certi aspetti, cioè pare che a Salinger non fosse piaciuta per nulla la prima copertina, la prima edizione di Naudi, e impose all'edizione italiana di non ammettere nessuna figura. Stranamente questa assenza era talmente coerente con la figura di Salinger, che è scomparso, sì, fino alla sua morte nessuno l'ha più visto, che è diventata un'operazione meravigliosa. Cioè non è stato calcolato, no, no, però è diventato meravigliosa. Cioè, non può essere fatto. Il giovane Holden non può avere un'altra, tanto che l'altro libro di Einaudi, Alzate i Carpentieri, anche quello è bianco. Se sì, comunque quella è stata. Poi ci sono altri. Le copertine Penguin sono meravigliose, certo, sono da decenni che sono meravigliose. Sì, sì. Cioè, sicuramente oggi c'è, che il visivo è fondamentale, sa, sempre più importante, certo, rimanendo il fatto che tu compri qualcosa, certo, che non è solo copertina. Certo, però è quel è una porta d'ingresso, è una porta d'ingresso. Se fatta bene, è una porta d'ingresso. Certo. Accogliente, no, o respingente. Sì, sì. E poi per concludere, una domanda invece di nuovo più generale, ma neanche poi così tanto. Se uno vuole, ad esempio, o in una campagna pubblicitaria o in qualsiasi tipo di campagna di comunicazione, far passare un messaggio, quanto pesa l'aspetto, diciamo, visivo, un disegno, un'illustrazione, e quanto invece quella testuale, e quanto queste due parti possono e riescono a cooperare? Per rispondere, penso che quando voi fra due settimane penserete a questa chiacchierata, se vi ricorderete di più di quello che ho detto o di questa stanza bianca. Che è quella là. Cioè è chiaro che l'immagine ti sovviene subito. Le parole devi fare uno sforzo in più, questo vuol dire che tu come produttore di immagine hai una responsabilità, hai sempre una responsabilità, cioè, qualsiasi cosa, la responsabilità che hai è di non banalizzare, cioè, e anche di fare attenzione, perché il rischio è che tutti vogliamo dare dei messaggi, cioè, no? Non è detto che abbiamo dei messaggi da dare.
per forza, a tutti i costi. Esatto. Va bene. Grazie mille. Grazie. È stata molto interessante come intervista, soprattutto abbiamo scoperto alcuni aspetti che non conoscevamo, perché è un mondo interessante, ma un po' secco, come dicevamo prima. Grazie ancora. Grazie a voi. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alle prossime interviste. Ciao a tutti.